Purtroppo non farò le gare di sciabola, è stata un'esperienza bellissima, è stato fighissimo e stava andando anche molto bene, ci stavo credendo, ma purtroppo per una serie di motivi che spero di dirvi più avanti, forse dopo le gare spero di potervi dire tutto, purtroppo non farò le gare di sciabola, farò soltanto quella di Ferretto, che in realtà è la mia. 3 giorni fa era amarezza, oggi gioia, e Bebe Vio ha scelto la festa dell'oro nel fioretto, bis olimpico che la proietta nella leggenda per svelare il motivo dello stop alla sciabola, un motivo che ha gelato il sangue a tutti. Ad aprile, ha raccontato Bebe, ho avuto un'infezione da stafilococco, talmente grave che si prospettava l'amputazione del braccio sinistro e addirittura la morte. Quindi è un miracolo che io sia qui e questo oro pesa molto di più di quello di Rio. Lo strascico dell'infezione e dell'indebolimento del braccio le ha impedito di allenarsi al meglio con la sciabola, arma più pesante dell'amato fioretto, tanto da spingerla a rinunciare a tirare in questa specialità a Tokyo. Ma non le ha impedito di trionfare nel suo fioretto. La 24enne campionessa di Mogliano ha sconfitto per 15-9 la cinese Xinxin Zhu, che aveva già battuto in finale a Rio 2016 per 15-7. Se sembra impossibile, allora si può fare 2 volte il suo commento su Instagram. Domani la missione più difficile per Bebe. Provare a trascinare anche la squadra di Fioretto all'oro.